La percezione che avete a livello nazionale di quello che accade qua per Pisa, perché ci sono due meetup, l'altro giorno un meetup ha espulso il sito. Perdonami, però te lo dico subito per chiarezza, neanche sono questioni che io conosco, io faccio il parlamentare della Repubblica, mi occupo di poi negoziazionale di massoni, di pituisti e di mafiosi. Glielo, della divisione dei meetup glielo, te lo dico, non ti rispondo. Glielo spiego io. Non ti, te lo dico, ma no, non è scortesia, solo che io mi occupo di altre cose. Io certo, dammi. Siamo praticamente quella. Il meetup di Ragusa. No, non è che me lo spieghi tu, io prima mi informo e poi parlo, quindi già te no, lo dico. Ti spiego cosa si vede dall'esterno. Già ti dico di questa cosa che non parlo. Non vuoi passare. No, non è che cioè, io sono un parlamentare della Repubblica Italiana, hai l'opportunità di farmi qualsiasi domanda. Del Movimento 5 Stelle. Qualsiasi domanda sulla mia attività politica, io ci sto. Di una divisione di un meetup locale, francamente. Non è solo la divisione. Che non è neanche il mio territorio, non parlo, quindi te lo dico subito. Non era solo quello, quindi te lo parlo. Cioè, nel senso. Quindi non ti interessa? Questa cosa la scrivo stasera. No, questa no, non interessa no. Quella questa esercizio, no, non ne vuoi parlare, non ne no, parlo. Di questo non ne parlo, però. Pazienza, cioè me ne faccio una ragione. Certo, però capisci, cioè hai un'opportunità sì, di fare sì, qualsiasi no, domanda mio... pure se le più scomode, ma della mia attività ma non politica. No, domande scomode, di stronzatine locali. Una valutazione che aveva che potesse avere il Movimento 5 Stelle a livello nazionale dell'attività politica del Movimento 5 Stelle a Ragusa, visto che è una delle due città capoluogo dove il Movimento amministra, pensavo che a livello nazionale no. La minima idea no, di dovrei, come andasse le cose. Come funziona il Movimento 5 Stelle, ognuno si occupa delle sue cose, se no? Vuoi, non si tratta di non volere. È il fatto di è un parlamentare. Non si tratta di non volere, ripeto, si tratta di come funziona il 5 Stelle. Io mi occupo di Gaza, di affari esteri e di quello parlo. Sono venuto qui, aspettami, per parlare di riforme costituzionali, ti parlo a disposizione. Ma che tu fai delle domande, non le spicciole per carità, tu fai tutte le domande che vuoi, però le fai magari alle persone direttamente coinvolte, capisci? Magari cittadini oppure il sindaco, l'amministrazione. Io ti parlo delle mie, del mio lavoro. Ripeto, non te la faccio, ne faccio una ragione, mi attivo la volontà di fare. No, ma non era che non me la fai, tu me la puoi pure fare, ti dicevo te la stavo solo motivando. Vabbè, comunque un anno di attività siete qui anche per questo, una piccola valutazione su come va il Movimento 5 Stelle a Ragusa, una domanda da voi. Fammi quello che vuoi. Alessandro Di Battista, Movimento 5 Stelle, Ragusa Ligla, c'è un incontro che vede la partecipazione dei vari attivisti della provincia di Ragusa con il coinvolgimento dei parlamentari nazionali. Ragusa festeggia anche un anno di attività amministrativa. Da parte dei livelli nazionali del movimento, qual è l'idea che vi si è fatta? Valutazione locale la devono fare i cittadini, che devono valutare se l'amministrazione lavora bene. Se lavora bene magari potranno rieleggerli, se invece lavorano male devono mandarli a casa e eleggere qualcun altro. Così funziona. Certo.